Mezzanotte e mezzo in questo momento, buonasera e benvenuti a Night Desk. Allora cerchiamo di fare subito il punto della giornata partendo ovviamente dalla notizia più importante che è il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi e Walter Lavitola per la compravendita dei senatori. È questo l'argomento con cui aprono praticamente tutti i giornali, ma non è l'unica notizia importante perché oggi si è votato anche al Senato il famoso o famigerato per qualcuno articolo 138 della Costituzione, un passo avanti dunque in quel senso, ma vedremo fra un attimo. Sono successe cose durante quella votazione che ancora una volta sembrano aver messo a rischio il governo delle larghe intese. Andiamo però a vedere subito i quotidiani, partiamo dal primo, eccolo qua, il Messaggero, chiarissimo, Berlusconi comprò i senatori, questo è il titolo di apertura. Secondo appunto i giudici che hanno rinviato a giudizio Berlusconi, il Cavaliere va a processo con Lavitola per colluzione perché avrebbe dato 3 milioni a Sergio De Gregorio che prima era dell'Italia dei Valori e poi per l'appunto è passato al PDL che si spacca sulle riforme. L'Unità la legge così, 3 milioni per colpire Prodi perché poi in seguito a quel passaggio cadde anche il governo, dice l'Unità, in realtà non tutti sono d'accordo. Un'operazione comunque appunto dice l'Unità che provocò nel 2008 la caduta del governo del professore. Il PDL ha attaccato la magistratura e ha minacciato, dopodiché scrive ancora l'Unità c'è stato uno scontro fra Alfano e Fitto e il centrodestra a un passo dalla scissione. Andiamo avanti, vediamo come la legge Il Fatto Quotidiano dice B ha un altro processo. Le larghe compravendite, si riferisce appunto sempre alla vicenda De Gregorio che vediamo in fotografia insieme a Silvio Berlusconi. Andiamo avanti ancora, De Gregorio che fra l'altro ha patteggiato, è stato condannato a 20 mesi sempre in questo processo, per cui esce in questo momento dal processo libero. Silvio ha processo i teppisti in libertà. Berlusconi avrebbe comprato un senatore per far cadere Prodi, dice Libero, un fatto smentito dalla storia, ma pur di incastrarlo va tutto bene. Intanto escono i devastatori di Roma, sapete, quelli che erano stati arrestati subito dopo la manifestazione di sabato scorso e sono stati rimessi in libertà. Il giornale parla di questo argomento, ma il titolo è un po' da spiegare. Giustizia militante, scrive il giornale, se il pubblico ministero esibisce in ufficio il suo odio per Berlusconi. Altro che toghe imparziali, un magistrato di Roma appende alle pareti vignette contro il leader di Forza Italia. E poi appunto a Napoli tutto secondo copione, Cavaliere a processo, l'accusatore se ne va. E queste, eccole qua, le vedete, sono le vignette che si trovano nell'ufficio di un pubblico ministero romano. Si vede un Silvio Berlusconi a letto, malato, con Ghedini che gli tiene la mano, Brunetta in braccio alla governante, la foto di Craxi sopra e ancora invece una gioco di parole, Berlusconi Alfano reo confesso, questo è il titolo del giornale. Infine il Sole 24 Ore ci parla di tutt'altro perché l'Europa ha deciso, Draghi ce lo ha detto, banche, l'esame BCE scuote le borse, Milano è andata malissimo, ha perso il 2,38% e però 15 istituti italiani verranno messi sotto indagine insieme a altri 130 in tutta Europa. Ma appunto, come avete visto, la vera questione è quella che riguarda ancora una volta Berlusconi e poi quello che è successo al Senato. E la senatrice Cinzia Bonfrisco, buonasera e benvenuta, è stata una delle protagoniste ancora oggi di questa vicenda. Da qualche giorno la senatrice Bonfrisco è sulle pagine di tutti i giornali, le agenzie di stampa battono spessissimo il suo nome perché lei è stata quella che ha dato il via alla famosa lettera dei 24 senatori. Quando ha attaccato qualche giorno fa Quagliariello dandogli del traditore, lo ha insomma affrontato con parole molto molto dure. E oggi ancora al Senato, quando si votava l'articolo 138, lei insieme a altri 11 senatori del PDL è uscita, non ha votato, all'ultimo secondo è uscita, così dicono le cronache, poi ci dirà se è vero oppure no, per far cadere tutto questo. Tutto questo perché c'era in ballo anche, insomma, si voleva mettere di nuovo a rischio il governo e in qualche modo intrecciare questa vicenda con quello che è successo
con Berlusconi, che è stato l'unico elemento di ricompattamento per un attimo del partito, ma poi si è di nuovo sfilacciato. È così o no? No, a me pare invece che il processo di ricompattamento, come lo chiama lei, sia in corso e prosegua con positivo esito. E in questi giorni più forti sono state le richieste di chiarimento, anche al nostro interno, su linee politiche o proposte politiche costruzione di un nuovo centro, di un PDL che avrebbe dovuto concorrere a formule politiche diverse da quelle con le quali invece si è impegnata con gli elettori, ho sottoscritto un patto con gli elettori che prevedono ancora, e io spero ancora per molto, una scelta netta bipolare tra centrodestra e centrosinistra, anche se con le diverse articolazioni. Ma a me sembra che il ministro Quagliariello, che io ho simpaticamente definito il dottor Stranamore di alchimie politiche con le quali oggi si vorrebbe rispondere agli italiani in assenza... Il ministro Quagliariello, che ricordiamo fa parte del PDL. Certo. E in assenza invece di proposte vere agli italiani, in ordine soprattutto a... la principale preoccupazione degli italiani, che è la loro vita economica e la crisi economica che tutti viviamo, attraverso una legge di stabilità che non ci soddisfa, che è troppo poco per quello che noi dobbiamo riuscire a garantire oggi, grazie proprio a un'alleanza politica così ampia, a una maggioranza di larghe intese. Tutto questo, cosa c'entra con il voto sull'articolo 138? Non c'entra nulla, infatti è stato caricato di un significato che non aveva. Cioè era assolutamente caso che 11, che sono fra quelli cosiddetti falchi, non abbiano votato e... No, c'è stata una dichiarazione in dissenso espressa dal senatore Nitto Palma, ma totalmente condivisa e concordata col nostro capogruppo. E alcune assenze sono state spiegate e giustificate opportunamente e quindi io non esagererei con questo e coglierei invece il bel gesto che il ministro Quagliariello ha fatto stamattina in aula, che stasera ha raccontato proprio nei vostri studi televisivi durante la trasmissione 8:30, per cui tra di noi c'è stata una stretta di mano e il riconoscimento di posizioni e proposte politiche magari diverse. Vabbè, insomma, che devono riuscire a stare di nuovo dentro il progetto unitario, né falchi né colombe. Onorevole Giorgio Airaudo, SEL al Senato ha votato contro questa vicenda, fra l'altro voi eravate anche andati in piazza proprio appunto con la manifestazione del 12 Maestra. Ottobre la Via Maestra per dire no a questa modifica costituzionale, ma io chiedo a Franco Rina, buonasera e benvenuto ancora questa sera per la redazione politica, di aiutarci un attimo, prima di dare la parola a Airaudo, a rifare, insomma, a capire com'è questa vicenda, perché allora, la senatrice Bonfrisco ci dice senatrice no, da non è successo niente, e invece c'è qualcuno che l'ha letta proprio come... Beh sì, i giornali l'hanno letta così, anche le agenzie. La senatrice ovviamente interpreta quel desiderio prevalente. Se mi consente solo una piccola frase. Quella riforma, quella grande riforma sul numero dei parlamentari... È un vostro cavallo di battaglia. L'ha fatta il Popolo della Libertà, l'ha fatta la Casa della Libertà. E quindi perché non ha votato lei oggi? Ma io non ho votato per questo. Io, rispetto a questa vicenda, ho semplicemente posto una questione sulla linea politica verso la quale noi andiamo e, come dire, ci confrontiamo serenamente. Rischiando però, dal suo punto di vista, di far saltare... Ma non saltava una riforma proprio nulla. Ma non faccia lei la parte che non compete a lei. Il Popolo della Libertà e la Casa della Libertà precedentemente, quella riforma l'ha votata in tutti e quattro i passaggi costituzionali previsti e voglio solo ricordare, così per amore di verità, che il Partito Democratico, col suo referendum confermativo, ha vanificato tutto questo e ha distrutto 5 anni di lavoro costituzionale fatti allora, si fermi. In due si
fermi perché, Franco, aiutaci tu sulle riforme, lasciate stare il PD. Si è votato al Senato e il tentativo riuscito della maggioranza era quello di raggiungere la soglia dei 2/3 per evitare il referendum confermativo, appunto, e quindi di rischiare di vanificare altri anni di lavoro. La soglia era di 214 perché magari agli italiani voti. Non piace, per l'appunto, no? E dicono di no. Beh, insomma, comunque no, perché, il referendum è l'espressione degli italiani, sì, però, non dimentichiamocelo. Si lavora secondo la Costituzione, quindi se il Parlamento vota con i 2/3, come è successo, poi insomma la legge, se passerà alla Camera, sarà il disegno di legge sarà convertito in legge. Allora, i voti favorevoli sono stati 218, dovevano essere molti di più. Che cosa è successo? Che Nitto Palma, appunto, come la senatrice ricordava, ha detto che non è d'accordo con questa riforma perché manca tutto il capitolo della giustizia, che è forse un cavallo di battaglia ancora più forte di quello della riforma generale, sulla quale il PDL insiste. Allora, 10 senatori l'hanno seguita e quindi sono 11. Altri 12 erano assenti, tra cui anche Berlusconi, sicuramente giustificati per altri impegni, però alla fine sono mancati questi voti. Gli astenuti al Senato valgono un voto contrario e quindi che cos'è che ha allarmato i giornalisti? Il pericolo di andare sotto la soglia dei 2/3 e qui ovviamente i maligni hanno letto un campanello d'allarme che il PDL ha suonato alla maggioranza delle larghe intese. Giorgio Airaudo, voi invece avevate detto di no e siete stati coerenti, avete continuato a votare no, guardi, insieme al Movimento 5 Stelle. Ma guarda, il 138 è uno strumento improprio. Per fare quelle modifiche tanto annunciate, tanto strombazzate, anche dall'attuale Presidente del Consiglio, non era necessario porre mano al 138. Intanto sarebbe stato giusto partire da una legge elettorale, tanto promessa, tanto evocata, e a cui non si arriva mai. Si poteva modificare il titolo quinto, si poteva ridurre i parlamentari, non necessariamente utilizzando il 138. È uno strumento improprio, è uno strumento che è già stato usato in modo improprio, perché era stato pensato, come ricordano alcuni illustri costituzionalisti, ultimo Rodotà oggi sulle pagine di Repubblica, era stato pensato per un sistema proporzionale, quindi era una forma di garanzia molto alta in un sistema proporzionale. Dentro un sistema maggioritario quella forma di garanzia è molto bassa. Per cui un referendum, secondo me, sarebbe stato giusto. Cioè, bisogna chiedere agli italiani se quello è lo strumento per le modifiche costituzionali. E questo però, questa scelta del 138, che è una strada cavillosa e tortuosa, che può esporre a molte ambizioni anche diverse, fa parte di questa strana alleanza. Cioè, questa è un'alleanza che al suo interno ha molti pericoli, promette stabilità, fa della stabilità un feticcio e in verità è sempre lì che traballa, perché le ragioni che l'hanno messa insieme c'entrano poco con le ragioni del paese, questa poi è la realtà, per cui ogni processo di Berlusconi c'è un agitarsi e tutti sapevano che ci sarebbero stati una serie di processi, alcuni erano noti, altri erano attesi. Poi uno, questo di Napoli se ne parlava, no? Vabbè, era abbastanza atteso e temuto ovviamente da chi pensa di essere ingiustamente perseguitato, da chi invece pensa di avere delle prove. Capita che se uno è indagato abbia un processo a un certo punto, capita, per capirci. Quindi quando si è fatto quel governo non si sapeva. È proprio così, cioè è proprio un reato comprare, fra virgolette, un senatore? Cioè, c'è sempre stato il trasformismo nella politica italiana, ci sono sempre state persone che andavano da un gruppo passare dal manuale Cencelli al catalogo IKEA per acquistare i senatori, a me sembra ci sia qualche differenza. Poi se quella cosa lì avviene, poi peraltro io leggo solo i titoli dei giornali, il processo sa da fare ed è bene difendersi nei processi. Al momento sentiamo quello che dice De Gregorio. Appunto, cioè lì c'è uno che dice io sono stato corrotto, è stato creduto dai magistrati inquirenti, adesso il processo deve dare garanzia a tutte le parti, soprattutto a chi è accusato di aver corrotto. Bonfrisco, invece il PDL, appunto, abbiamo visto come un solo uomo, in questo caso è nuovamente insorto per difendere Berlusconi. Come si fa a difenderlo in questo caso quando c'è appunto chi si autoaccusa e dice... Non parlerà ancora di accanimento? Beh, altro che se parlo di accanimento. Non vede... Se noi credessimo le parole del senatore De Gregorio, dovremmo mettere in discussione probabilmente ogni passaggio di un parlamentare da una coalizione a un'altra, da un partito a un altro.
e ne sono avvenute moltissime. Nella passata legislatura, lo ricorda persino De Gregorio, no? 120 parlamentari tra Camera e Senato si sono spostati dalla loro collocazione di origine, quella dalla quale erano stati eletti, diciamo così. E che nella storia della Repubblica tutto questo è sempre avvenuto. Io penso che rispetto a questo faccia sempre fede la coscienza delle persone e la responsabilità delle persone nel loro ruolo di parlamentari. Che possa essere avvenuto nella relazione che si alimenta soprattutto nei momenti elettorali, quando più liste si devono aggregare, quando più partiti devono essere alleati, e il sostegno a un'iniziativa piuttosto che a un'altra, in quel caso mi pareva si chiamasse la lista degli italiani nel mondo, in altri casi si è chiamata la lista dei verdi, insomma ne conosciamo moltissime di iniziative di questo genere e di abitudini di questo genere da parte di tutti i partiti. Allora voler strumentalizzare e utilizzare tutto questo persino con un'autoaccusa del senatore De Gregorio, a me ricorda... A quel punto sono i soldi. A me ricorda un processo cinese, ecco. Io la penso così. La cosiddetta dazione di denaro. E non credo ci sono a questo. 3 milioni. Ci sarebbe, e non credo, ci sarebbe. Sì, io non credo alla dazione di denaro al senatore De Gregorio. Posso... Che non ha avuto da Berlusconi direttamente. Perché infatti la dazione di denaro non l'ha avuta il senatore De Gregorio, secondo me. Io ricordo bene... Essendo stata componente della giunta per le autorizzazioni a procedere della passata legislatura, la vicenda De Gregorio. E il De Gregorio, in tutta quella dinamica giudiziaria che già si era rimessa in moto, intanto vorrei ricordare che nulla c'entrava con la caduta del governo Prodi, perché noi rischiamo di alimentare... a forza di dire imprecisioni che poi sembrano verità a forza di dirle magari nelle aule giudiziarie, ma imprecisioni tali per cui la vicenda De Gregorio si colloca nella caduta del governo Prodi, non è così. Beh, comunque non è così, perché per aver fatto cadere un governo nel caso non sarebbe questo l'elemento di condanna. Quello non è un reato, non è un reato. Si possono ancora far cadere i governi, quelli che hanno fatto cadere i governi. No, lì penso che la questione è questa. I magistrati hanno ritenuto, i magistrati inquirenti hanno ritenuto De Gregorio credibile. Per questo c'è il processo. Sicuro, se no non ci sicuro. Sarebbe processo. Poi, noi pensiamo che tutto questo si inquadri come sempre in un uso politico dei processi e dell'attività giudiziaria contro Silvio Berlusconi. Con questo ormai lo sanno anche i bambini nel nostro Detto paese. Detto questo, per lei le larghe intese, questo governo, sono a rischio oppure no? Glielo chiedo perché fra l'altro lei fa parte anche della Commissione Antimafia. Cioè c'è dappertutto. Commissione Antimafia che proprio ieri ha eletto la sua presidente, Rosy Bindi, e voi avete detto che non avreste partecipato alle riunioni. La scelta dei nostri capigruppo è stata questa, visto che nel tentativo lungo, laborioso, ricordo che la Commissione Antimafia, a differenza di altre commissioni, è una commissione che ogni volta viene istituita con una legge e che ha un grande significato dal punto di vista istituzionale e un grande potere, è proprio perché dentro lo schema delle larghe intese, questo era uno dei tasselli importanti dove le larghe intese si misuravano. E l'essere stati, come dire, trattati in questo modo, con uno strappo e una forzatura che non abbiamo compreso, quando invece avevamo dato tutta la nostra disponibilità a magari trovare una soluzione di mediazione attraverso il candidato di Scelta Civica che poteva che essere però non si poteva la via perché d'uscita. Si erano già divisi persino fra di loro. Ma fatalità, vede che succede sempre qualcosa quando bisogna trovare una soluzione serena ed equilibrata. Ecco, noi abbiamo inteso, i nostri capigruppo ci hanno indicato questa strada. Ma quindi lei non andrà alle prossime riunioni della Commissione? Io spero che quanto prima, io mi auguro vivamente che quanto prima, soprattutto per l'iniziativa della Presidente Bindi, ma per l'iniziativa e la responsabilità di tutti. Ricordo per esempio che la nostra collega del PDL Scopellitti oggi ha dichiarato che lei partecipa e parteciperà e io ho molto rispetto di questo e mi auguro che la Presidente Bindi si renda conto che un suo gesto, una sua iniziativa forse può aiutare tutti a trovare Quindi una lei soluzione ne aspetta comunque a salvaguardia le dimissioni? Dell'istituzione. Ne aspetta le dimissioni? Io mi attendo che lei rifletta sul fatto che non ha il sostegno del
più importante alleato di questo governo, di questa maggioranza. Airaudo, mentre succede tutto questo... Una cosa la posso dire su questo? Certo. Io penso che la Commissione Antimafia, in un paese che ha fortissimi fenomeni mafiosi di grande rilevanza e di grande impatto anche dentro la crisi, nel senso che le banche non elargiscono più denaro, e di fronte a persone in difficoltà, anche imprese, noi abbiamo fenomeni mafiosi che dilagano anche al nord, pesantemente. È stato sciolto pochi giorni fa il primo comune in Lombardia, il secondo, però intanto in Lombardia. Poi ci sono indagini, Minotauro a Torino, insomma. Io penso che la Commissione Antimafia era dovuta, non poteva restare ostaggio delle larghe intese. Noi peraltro pensavamo che fosse una commissione che potesse anche essere avere un presidente che veniva anche dall'opposizione. Noi avevamo candidato Fava, che è persona che ha una storia nella lotta alla mafia pagata di persona. E quindi io penso che sia importante che oggi e la commissione ci sia. Importante, poi, no? Nelle larghe intese, insomma, se governano insieme risolvano i problemi. Se no, lasciano spazio ad altro governo. Ha ragione Airaudo, allora, ma se queste larghe intese non servono nemmeno a trovare un punto di equilibrio su questo, io mi domando a cosa servono. Ma concludo dicendo che Airaudo dice una cosa molto giusta e a me, per esempio, aveva colpito favorevolmente l'ipotesi che il presidente indicato da Scelta Civica fosse un trentino, presidente dell'AI. Che il vicepresidente indicato... Che però è stato sconfessato dallo stesso collega di Scelta Civica che è presente nella commissione. Sono problemi di Scelta Civica. E che il vicepresidente indicato dai grillini fosse un medico di Mantova. Siccome io condivido le preoccupazioni di Airaudo, a me questa scelta, diciamo così, del Nord sulla commissione antimafia, a me piaceva. Vabbè, Rosy Bindi è senese, se la mettete su una questione geografica. Franco Rina, chiudiamo questa parentesi, perché giustamente tu a un certo punto ci hai portato vicino a parlare di riforma e di legge elettorale, e oggi, a proposito di larghe intese e della possibilità di fare eventualmente accordi, c'è stata un'uscita importante di Renzi, se non sbaglio, vero? In che contesto è stata fatta? Renzi ha parlato durante un'intervista e ha confermato la sua linea, insomma, è per il doppio turno. Quindi su questo nei giorni scorsi c'era stata anche un'apertura di Epifani e bisogna vedere come il dibattito della campagna per le primarie evolve. Soprattutto con quali risultati si affermerà il nuovo segretario. Questo quindi, evidentemente sì, ma mi sembra di capire, se non ricordo male, adesso l'ascoltiamo insieme, che comunque lui ha detto noi intanto andiamo avanti, poi se il PDL c'è o no lo sentiamo. Perché sì, forse... ma bisogna trovare anche l'intesa nel partito per andare avanti. Peraltro, allora sentiamo intanto Renzi. Dico cambiamola, se il PDL è disponibile a votare una legge che sia bipolare, che sia una legge chiara su chi vince e che sia una legge semplice, benissimo il PDL, ma non è che se il PDL non vuole si sta ad aspettare ancora, cioè il PDL si decida, falchi, colombe, pitonesse, animali vari decidano insieme velocemente qual è la legge. Noi come PD facciamo le primarie, durante le primarie ciascun candidato avrà la sua proposta di legge elettorale, poi chi vince dal 9 dicembre dirà signori la legge elettorale la cambiamo e la proponiamo di cambiarla in questo modo. I numeri ci sono, non vedo per quale motivo non si possa partire dalla Camera. I numeri ci sono alla Camera. Airaudo, alla Camera forse i numeri ci sono. Massel, che ha continua ad avere questo rapporto ormai strano, no, col PD, per cui ci siete andati insieme, divisi. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale, abbiamo ottenuto i voti insieme, poi loro hanno deciso di non tenerne conto. Ma quindi come noi siamo sedotti e abbandonati da questo punto di vista. Però abbiamo preso i voti, abbiamo ritenuto importante avere una coerenza col nostro elettorato. A noi pareva che erano possibili altre alternative e che in ogni caso, come si dice, bisognava esplorarle tutte e non limitarsi alla delusione dello streaming, per capirci, è andata diversamente e noi facciamo, come si dice, opposizione più seria possibile, di merito, con i nostri deputati e senatori. Ma se dovesse passare la proposta di Renzi... Per voi sarebbe un po' un rischio. Beh, intanto vediamo come vince il congresso, vediamo come si mettono d'accordo tra tutte le loro anime.
Poi, io l'ho detto prima, penso che la legge elettorale era la prima priorità, perché bisognava mettere in condizione gli italiani, nel caso anche queste larghe intese non funzionassero, di poter decidere che governo vogliono. Quindi era il primo atto che andava fatto. Noi, anche contro i nostri interessi di piccolo movimento politico, abbiamo sostenuto la mozione Giacchetti. Peccato che del che PD l'ha votata solo Giacchetti. Sta facendo lo sciopero della fame ormai da 16-17 giorni. Sta facendo per la seconda volta lo sciopero della fame con una testimonianza. Glielo chiedo perché sua. Dovrebbe essere incardinata proprio in questi giorni alla Senato. Camera la legge elettorale. Al Senato credo che sia partita la discussione. Al Senato. Affari costituzionali. Però si punta ad arrivare alla Camera perché se arriva alla Camera... No, Renzi che vuole portare alla Camera e Giacchetti dice... Esatto. Però insomma adesso ho visto in un'intervista oggi che Giacchetti dice... Io sono, se non c'è altro, sono per il Mattarellum, se c'è altro discutiamo, però insomma è discussione loro, stanno facendo un congresso, quando ci diranno, come si dice, noi giudicheremo, ma stanno ci devono dire. Vedremo, sì, mentre invece voi si dice che appunto siate ogni giorno sull'orlo della scissione. Ma va. Lei ma dice no. Di no, lei dice no. Di no. Sono le unioni migliori quelle. Perfetto. Aggiungiamo c'è invece qualcuno che si è già scisso, si è già sciolto. Sì, per scelta civica. Però concludiamo la questione sulla legge finanziaria dicendo che non fare minuti. La legge finanziaria è la polizza sulla vita per il governo Letta. Legge elettorale. Certo. La legge elettorale. Quello l'avevamo capito da tempo. No, invece rapidissimamente, aggiornaci su scelta civica, perché oggi c'era un secondo tempo, no? Allora, ieri sera si è riunito il direttivo, oggi si è riunita l'assemblea degli eletti, quindi i parlamentari, hanno partecipato i coordinatori regionali, è arrivato anche Monti, dimissionario. Allora, cosa è successo? Che c'è una grande prevalenza... Cioè, ci ha ripensato? No, non ci ha ripensato, almeno al momento. È andato a spiegare il suo gesto. Però nell'ambito degli eletti di scelta civica c'è una grande prevalenza a favore della decisione di ieri, cioè il divorzio dall'UDC. Però, per quanto riguarda il governo, prevale la linea del sostegno critico. Quindi stiamo ancora con Letta, ma spingeremo fortemente per una marcia in più per quanto riguarda le riforme. Va bene, allora questa è la situazione di scelta civica. Intanto buonasera. Do il buonasera a Luca Del Re della redazione Esteri, al quale chiedo di darci proprio i titoli rapidissimamente delle cose successe oggi, perché poi andiamo in pubblicità e torniamo ripartendo da lì. Beh, data Gates sicuramente. Visto che ho visto un giornale che diceva spiata anche la Merkel. Sì, poi vero. Lo faremo vedere poi nel dettaglio. Ne parleremo. C'è purtroppo la vicenda di Joelle, il ragazzo ucciso in Inghilterra dopo pochi giorni che aveva trovato un lavoro da 800 euro come cameriere. C'è da dire qualche cosa sugli incontri romani fra il segretario di Stato John Kerry, americano, e gli italiani per il Datagate, ma anche il premier israeliano Bibi Netanyahu. E poi c'è una notizione che è arrivata questa sera dall'America sul prima banca alla quale in qualche modo viene come dire, accollata la responsabilità o parte della responsabilità di quella che fu la grande crisi finanziaria americana del 2007, quindi subprime. Quella da cui poi si è originato tutto. Si è innescata una crisi planetaria di cui ancora parliamo. In America le banche pagano, questo ci stai dicendo? In America le banche pagano parlavamo prima con la senatrice, ci hanno messo 4 settimane di processo a condannarli. Fantastico. Forse a 6 miliardi di rimborso. Penso che una giustizia così piacerebbe a tutti. È un sistema un po' barbaro quello giudiziario americano, ma sicuramente efficace. Piacerebbe a tutti. Pubblicità, ripartiamo dalle banche allora. Quattro minuti dopo l'una riprendiamo Night Desk. Allora, Luca Del Re, stavamo parlando delle banche. Posto che le nostre banche, o meglio tutte le banche europee, verranno messe sotto controllo dalla BCE che andranno a fare le pulci ai bilanci. Spero invece, quelle tedesche. Anche no, quelle tedesche? No, spero soprattutto anche quelle tedesche. Non tutte, perché la Merkel ha già detto che non vuole che si metta al naso di tutti. Intanto certo. Su 130 grandi istituti... Sì. 15 sono i nostri. Vuol dire che il nostro sistema bancario si difende ancora bene. Sì, ha avuto talmente tanta paura che Milano oggi è andata a meno 2 qualche cosa banche, in borsa, meno 2,38 perché no, c'è stato un crollo proprio delle banche. Quindi... In America sicuramente è un successo di Obama, che Franco Rina non voleva sentir citare stasera, dice che ne parla troppo, però effettivamente era un po'...
sotto i riflettori perché non era stato praticamente ai grandi livelli, con i grandi nomi, le grandi cifre, l'America non era ancora riuscita a istruire nessun processo per quella crisi che è costata vite umane, oltre che posti di lavoro e miliardi di dollari. Che cosa è successo? Che Stata Bank America, che è la seconda banca per importanza, istituto finanziario di prestito di credito americano, tramite una sua controllata, una società che si chiama Countrywide Financial, diretta da un'italo-americana, la signora Mairone, praticamente cosa ha fatto? Ha venduto alle due famose società, ovvero Fannie Mae e Freddie Mac, prodotti pubbliche. Prodotti scadenti. Che, I famosi derivati che hanno retto finché hanno retto. E poi quando si è scoperto l'inghippo hanno provocato il fallimento di queste due società e ad esempio di Lehman Brothers, che era un altro istituto abbastanza importante. Tutto ciò appunto con la conoscenza di Bank of America, per cui condannati per frode, la richiesta del pubblico ministero è stata di 848.2 milioni di rimborso. In realtà, ma da distribuire perché questi no, e chi se li porta a casa? Se li porta a casa l'agenzia federale che controlla tutte le operazioni che riguardano il real estate, praticamente la compravendita di case, che è un'agenzia a tutti gli effetti con investigatori, per questo poi in 4 settimane riesci a trovare, dopo anni di indagini, la maniera per chiudere un processo di questo genere. JP Morgan, altro colosso bancario americano, sta trattando sempre con questa agenzia federale un patteggiamento da 13 miliardi di dollari perché hanno le prove in mano che prima e durante la crisi del 2007 hanno continuato a farne di tutti i colori sulle spalle dei clienti di queste banche. Allora, vediamo rapidissimamente un altro paio di titoli di giornali che fanno riferimento a quello che ci accennavi tu prima, e cioè la questione del Datagate, perché proprio pochi... Eccolo qua, questo è l'Avvenire. Pensate, l'Avvenire ci apre. Merkel spiata... caso con gli Stati Uniti, con Berlino che chiede spiegazioni e Obama che dice no, non è vero, non è mai successo. E ancora avevamo trovato su diverse prime pagine questo titolo, credo anche sulla prima pagina dell'Unità, se non ricordo male, se la regia ce l'ha. Eccola qua, però questo non è ovviamente... Se mi permetti, eccola, spiata se mi permetti, la Merkel. La questione Merkel. Ma è vero oppure no? Alla guarda, fine? La questione Merkel, secondo me, è data la caratura del nome, è salita, è arrivata in pole position, possiamo dire così, per quello che riguarda le notizie sul Datagate, per una questione, secondo me, che si era accennata all'epoca dello scoppio di questo scandalo, chiamiamolo così, io non lo riesco a chiamare scandalo, ovvero... L'Unione Europea, dove domani a Bruxelles c'è, a parte un vertice dove si discuterà di questa cosa, l'Unione Europea, secondo Der Spiegel, che fu il primo giornale a tirare fuori questa vicenda della National Security Agency, che ci spiava un po' tutti, parlava schiettamente di controlli sull'Unione Europea, non tanto in funzione antiterrorismo, ma per monitorare quello che stava attività succedendo economica. A livello economico, cioè le decisioni che si stavano prendendo. Spionaggio industriale, che è ben diverso da quello. Perché poi è vero che 54 attentati sono stati sventati dagli americani grazie a questa intrusione nelle linee di comunicazione di mezzo mondo. Però forse la questione europea è un po' diversa. Noi oggi abbiamo chiesto spiegazioni per quello che riguarda l'Italia, ce ne hanno date per quanto ci riguarda. Abbastanza imbarazzanti, ne converrete con me, che sono state abbastanza imbarazzanti. Sì, sì, sì. Si poteva fare di meglio. Assolutamente sì. Ci siamo comportati così perché, come si dice a Roma, abbiamo fatto pippa, o perché c'è un accordo e quindi stiamo buoni? Io penso che l'Italia conti molto poco sullo scenario internazionale, lo dico, ha contato molto. No, perché la Merkel ha alzato il telefono, ha chiamato Obama, gli ha detto scusa, cosa stai facendo? La Merkel è stata rieletta a furor di popolo, farà una larga intesa siglata da un notaio dopo 2 mesi di trattative, cioè è un altro mondo, un altro paese. Noi siamo un grosso problema per il mondo e per l'Europa, per il grande debito pubblico che abbiamo, per come l'abbiamo trattato. Fra l'altro vogliamo ricordare che è salito al 133%. Posso aggiungere oggi, una cosa sulla Gate? Certo. Se è inquieto il fronte europeo, quello sudamericano, non ne parliamo. Il Brasile con la sua presidentessa ha detto un crimine inaccettabile quello che hanno fatto.
c'è tutto il fronte antiimperialista, Venezuela... Quello è l'ex cortile di casa. Esatto, Ecuador, Bolivia e Nicaragua che ci stanno sguazzando su questa storia perché sono appunto il fronte più antiimperialista e antiamericano. Però gli si sono rigirati contro anche argentini, messicani, colombiani, amici. Vabbè, insomma, quindi diciamo, cioè, noi gli unici che non dicono niente. Sta un attimo nella... Ma noi, signora, abbiamo sempre bisogno, soprattutto in questi momenti, della legittimazione di altri. Allora andiamo lì, così come abbiamo fatto tante volte in Europa, con la Merkel piuttosto che con Obama, andiamo lì a dire portate pazienza, dateci una mano perché dobbiamo riuscire a mantenere in piedi i governi. Dove è finito l'antiimperialismo della sinistra? No, Dove è finito? Adesso qua siamo di fronte a... Non si può più parlare di no, ma non è questo il problema. Qua siamo di fronte a un uso di tecnologie molto potenti che sono controllate da chi può permettersele quelle tecnologie, ed è evidente che c'è un diritto da reinventare, c'è un diritto alla privacy che va ricostruito e riscoperto, che non riguarda solo gli individui ma che riguarda anche le attività economiche. Il ritardo che abbiamo su internet è proprio questo. Solo che, come si dice, l'Italia che avrebbe bisogno di ricostruire se stessa non è quella più autorevole per alzare la voce, dovrebbe farlo. Ma temo che anche su questo le larghe intese. Ma guardi, la vicenda Telecom parla anche di questo, no? La vicenda Telecom. La tutela della nostra rete strategica e delle più nostre importante per le telecomunicazioni. Non ci siamo mai occupati. 5 secondi, attenzione. Fra qualche giorno sarebbe interessante sentire gli inglesi su questa storia di Datagate, perché loro la sanno molto lunga. Sono stati i primi ad applicare le alte tecnologie per controllare il mondo. Echelon la dice. Da sé, chi la conosce è una vallata piena di parabole grosse, esatto, come questo studio. E lo spionaggio da su questi terreni è vedremo è un che argomento molto avranno. Affascinante. Kerry Netanyahu. Si è conclusa da poco la riunione. Si è chiusa da pochissimo. Kerry al ristorante in questo istante, ce lo dice Lanza. Si sono parlati per 7 ore. Ci fa piacere, aveva fame. A Villa Taverna non gli hanno preparato la cena nonostante sia la residenza dell'ambasciatore. Questo è gossip. Forse voleva uscire e due argomenti. Roma. C'ha la spending review anche l'ambasciatore. C'ha la spending review anche lì. Due argomenti. L'Iran sta prevalendo tra Israele e Stati Uniti la linea della diplomazia, perché non si può fare diversamente. Okay. Noi parlammo mesi fa di contatti indiretti tra israeliani e iraniani. E poi la questione medio orientale. Netanyahu si è presentato a Villa Torlone dicendo alla stampa: meglio nessun accordo che un accordo cattivo. Andiamo avanti con l'obiettivo di creare due stati. Io che ci sono stato qualche anno della mia vita, dico: signori, l'abbiamo già vista questa scena, i problemi rimangono sempre gli stessi. Vogliamo elencare velocemente confini, rientro dei profughi, territori occupati, insediamenti, diritti umani, fonti energetiche. Non si risolvono entro il 2014. Ci scommetto i prossimi 20 stipendi. Speriamo di no. Allora, un'ultima vicenda ancora dall'estero, ce l'accennavi tu e la riprendiamo ancora una volta dalla prima pagina del Messaggero. Purtroppo un bruttissima vicenda di cronaca. Eccolo qua, ragazzo italiano ucciso a calci da una gang. Aveva appena trovato un lavoro. Giallo. Scotland Yard, che è arrivata nel Kent, ha detto: non stiamo indagando su un omicidio a sfondo razziale. Perché sfondo razziale? Perché cosa si era sospettato, c'è stata una prima testimonianza che raccontava di aver sentito questi che sono entrati a casa di questo ragazzo urlare: italiani DM, siete venuti qui a rubarci il lavoro. Banale, questo ragazzo ha 20 anni, una persona socievole, ricordata da tutti come uno sicuramente che non cercava guai. È più probabile che ci sia stato uno scambio di persone. È un autentico giallo, stanno un po' latitando. Uno scambio di persona, perché però una settimana se prima, la frase è stata detta, comunque evidentemente la questione c'è. Però l'hanno smentita, poi l'hanno ripresa, poi l'hanno diffusa. Ne ha parlato il sindaco di questo paesino della provincia di Lecco da cui Gioele proveniva. Insomma, è un giallo. Probabilmente adesso bisognerà scoprire se prima dei ragazzi in quella stanza, in quella camera affittata, ci fossero stati degli altri italiani. Sicuramente ci sono stati 10 fermi, alcune persone quindi sono state rimesse in libertà, giustizia... 4 lituani sono accusati formalmente di omicidio. Domani in videoconferenza dalla prigione parleranno col giudice. Importantissima sarà la testimonianza di Alex, che è il roommate, il coinquilino di Gioele.
anche lui sotto shock, ovviamente, anche lui menato, certo, sopravvissuto, e che oggi è stato dimesso dall'ospedale. Una giustizia che funziona. Questa vicenda terribile e tristissima mi fa venire in mente che domani, in realtà già oggi e domani, vertice europeo, uno dei primissimi argomenti è la questione immigrazione. Oggi, fra l'altro, l'Europa ci ha detto: dovete togliere dalla Bossi Fini la norma che dice che non si può prestare aiuto in mare. In realtà gli abbiamo detto: guardate che non è nella Bossi Fini, perché nella Bossi Fini non c'era. Era non hanno potere decisionale. Ma comunque non hanno nessun potere decisionale, però sbagliano anche le leggi. Verosimilmente, che cosa aspettarsi? Io penso che noi comunque la Bossi Fini, prima, come si dice, ce ne liberiamo, meglio è. A prescindere. Lo dico di sì, ha dato dei pessimi risultati da questo punto di vista. Non ha favorito integrazione, ha creato dei luoghi come i CIE, che sono dei luoghi grigi tra detenzione e luoghi in cui si deve riconoscere la nazionalità delle persone. Io ho un serio dubbio su questa iniziativa di pattugliamento dei mari, perché non capisco quali sono le regole d'ingaggio. Abbiamo dei precedenti non positivissimi. Qualche anno fa speronammo una nave di profughi albanesi, non so se ve la ricordate, dentro con delle regole d'ingaggio non chiare. Io credo che bisogna costruire dei veri e propri corridoi umanitari, bisogna tener conto che quella cosa lì non può essere scaricata solo sull'Italia, ma che la migrazione non si ferma. Non si ferma, non è possibile, e poi bisogna distinguere la migrazione da quelli che sono le persone, spesso uomini, donne, bambini, da cui non dobbiamo temere nulla, che scappano da conflitti. E che fra l'altro in Italia di solito non ci vogliono neanche restare. Noi siamo il paese che normalmente non ci vogliono 12 siriani restare. Trovati oggi in un intercapedine di un tir da 60 centimetri in 12. No, ma sono lunga cose... 6 metri, alta 60 centimetri, trasportati... da una nave che è sbarcata. I siriani scappano da una guerra, hanno diritto all'asilo in tutta Europa. Bon è inutile farli nascondere, sì, in no, un camion. Adesso. Bon Prisco, rapidissima, sì o no? Che la Bossi Fini possa essere aggiornata rispetto a nuove modalità e a nuove emergenze, io sono d'accordo, e lo sono non da oggi. Che noi si arretri sul reato di immigrazione clandestina, io questo lo trovo sbagliato. È un'altra questione. Ok, allora, prima di dare la parola a Paolo Pellacani, che è arrivato per noi a parlarci di sport, però vi vogliamo far vedere un servizio molto curioso, perché a proposito noi abbiamo parlato di giustizia rapidissima nel caso degli Stati Uniti e nel caso dell'Inghilterra, probabilmente. Ecco, invece la nostra assolutamente rapida non è. Finalmente, dopo 40 anni, pensate, si è chiuso il contenzioso del fisco con Sophia Loren. Sophia Loren aveva ragione. Guardate, succede in due terzi del... No. Allora, le immagini erano bellissime, c'è stato un problema evidentemente con la regia e non c'era l'audio, però appunto anche la Loren fu sfortunata. Questo episodio di Sophia Loren, che lo ricordiamo, passò ben 16 giorni nel carcere a Pozzuoli. Eccola qua, ce lo dice anche la prima pagina di Libero, che ce l'ha, vediamo, forse ce lo racconta. No. Vabbè, insomma, era in provincia di Napoli, si fece dopo 31 anni, 16 giorni di carcere, non ci doveva andare in carcere. Bene, ha visto? Alla fine la giustizia trionfa, ci si arriva, senatrice. Tanti anni dopo, però i processi bisogna farli. Sì, certo, sono d'accordo. Esatto, i processi bisogna anche riuscire però ad avere la certezza di un giudice terzo, vero? Ci si arriva, con calma, ma ci si arriva. In testa c'era Maradona, stasera Fassina da Paragone ha detto il gesto è da condannare, ha tutto il tempo per dimostrare di non essere un evasore.
Perché c'era stata questa polemica fra... E certo, pare che anche lui non sia evasore fiscale. Paolo Pellacani, buonasera, benvenuto. Buonasera. Chi è che piange questa sera? Mi sa che i tifosi juventini stasera non sono tanto contenti. Mi sa che la Juve stasera piange perché è uscita sconfitta. Eiraudo già scuote la testa. È uscita sconfitta per 2-1 dal Bernabeu di Madrid con doppietta di Cristiano Ronaldo. Adesso la situazione si fa davvero difficile per i bianconeri. Una partita intensa, ma dove non sono mancate polemiche. Vediamo. Il morale della Juventus non può essere confortante guardando la classifica che diventa come un gran premio della montagna. Peccato perché non mancano le recriminazioni al termine di una prova in cui la squadra di Conte ha dimostrato di saper reagire dopo le sberle di Firenze. Senza punti al Bernabeu, la Juve subisce in classifica il sorpasso del Galatasaray, avanti 2 punti, su cui deve fare la corsa. La partenza è ad handicap perché non c'è nemmeno il tempo di assaggiare il nuovo schieramento del tecnico bianconero con la difesa a 4. Di Maria e Cristiano Ronaldo duettano in grande stile e per il Buffon la serata inizia nel peggiore dei modi. Potrebbe essere un segnale inquietante e invece la reazione è consistente. Pogba non brilla nella protezione di Pogba schierato a sinistra, meglio quando la Juve attacca a destra con i movimenti di Cáceres e Marchisio, inserito nel tridente con Llorente e Tevez. Carlitos è tonico e cerca gli strappi importanti. Sulla pressione bianconera la squadra di Ancelotti arranca fino a subire il pareggio. È perfetta la traiettoria di Cáceres per Pogba, la cui correzione trova un Casillas difettoso. Llorente è rapido e trova il varco giusto. La Juve merita l'1-1. La prospettiva diventa interessante anche perché i Blancos faticano a produrre gioco. Però Ronaldo e soci hanno una buona stella che si materializza nel rigore. Nella mischia Chiellini aggancia Sergio Ramos, uno di quei falli che in Italia restano impuniti. Ronaldo trasforma il vantaggio e la Juve deve ancora inseguire. Orgoglio e rabbia, si può riassumere così lo stato d'animo dei campioni d'Italia che però dimostrano di non avere paura del Real Madrid. La mazzata arriva dopo 4 minuti della ripresa con il fallo di Chiellini su Ronaldo che viene giudicato troppo severamente come ultimo uomo. Rosso diretto e Juventus che si trova a giocare in inferiorità però non demorde. Fuori Pirlo che strappa applausi, c'è il dinamismo di Asamoah. La Juve rischia di affondare quando Di Maria offre un saggio della sua tecnica per Arbeloa e Benzema si divora un gol scatenando la contestazione dei tifosi che non lo sopportano più. Entra anche Mister 100 milioni Bale, ma il risultato resta in bilico. Conte ci prova con Giovinco che porta vivacità in avanti, ma sui titoli di coda la rabbia del tecnico esplode per un'altra decisione arbitrale da non condividere. Ora c'è da battere il Real nel ritorno del 5 novembre. E allora questa è la serata amara della Juventus. Vediamo i titoli della Gazzetta dello Sport di domani. Eccolo qui, signora scippata, Juve bella e ingenua, maltrattata dall'arbitro. La situazione dei bianconeri battuti a Madrid adesso è critica. In sostanza la Juventus deve vincere l'altra gara con Real, quella di Torino, e poi andare a battere a casa loro quelli del Galatasaray di Mancini. Ma domani si continua a giocare per le coppe, c'è l'Europa League, la Fiorentina contro i rumeni del Panduri, e la Lazio a Cipro contro l'Apollon. La rimonta sulla Juventus ha consumato energie nervose, restituendo però alla Fiorentina certezze ed entusiasmo. Un'euforia che va trasformata in voglia di vincere anche domani, sempre al Franchi, contro i rumeni del Panduri. E per effettuare un passo decisivo verso la qualificazione, i viola a punteggio pieno si affidano necessariamente al turnover. Quando vieni da una vittoria, a maggior ragione quando vieni da una grande vittoria, è possibile che a livello nervoso tu spenda molto e c'è bisogno di energie nuove e di motivazioni nuove e di motivazioni diverse. I cambi dovrebbero riguardare almeno un giocatore per reparto, con Comper, Iacovenco e Matos al posto rispettivamente di Gonzalo Rodriguez, dello squalificato Ambrosini e di Pepito Rossi, l'eroe di domenica pomeriggio. Clima meno tranquillo per la Lazio, impegnata a Cipro contro l'Apollon. Petkovic respinge le ipotesi di dimissioni, peraltro subito smentite dalla società. Sono sereno, dice, il resto sono soltanto chiacchiere. I biancocelesti ritrovano Radu, ma perdono Candreva e Lulic. Il primo perché influenzato, il secondo per un problema muscolare che lo terrà fermo per 3 settimane. Intanto la gara di ritorno del 7 novembre si giocherà con la sola curva nord deserta. La UEFA ha parzialmente accolto il ricorso di Lotito contro la chiusura dell'intero Olimpico dopo i cori discriminatori nei confronti dei polacchi del Legia Varsavia.
Andiamo a vedere anche quello che troveremo domani sul Corriere dello Sport, che ovviamente torna sulla Juventus, ira Juve, ma ora è dura, come dicevamo, per il passaggio del turno. Anche sull'Europa League, Viola Montella pensa in grande, Lazio a Nicosia, Petkovic attacca, mancano i risultati, presto saremo al top. Ma oggi è stato anche il giorno del ricordo nel mondo del motociclismo, sono passati infatti 2 anni dalla morte di Marco Simoncelli. Rimane l'affetto, i ricordi e le immagini, rimane soprattutto un vuoto enorme, impossibile da colmare. Nonostante quelle frasi belle che i tifosi del SIC non smettono di scrivere. Sono passati 2 anni dalla morte di Marco Simoncelli, avvenne il 23 ottobre, una sorta di 11 settembre per il mondo del motociclismo. Morì in un modo atroce, ingiusto, trafitto da quello che in guerra è chiamato fuoco amico. A 24 anni era un ragazzo, morì forse per colpa di una passione che era rimasta bambina, anche nella guida. Marco, che non voleva mai perdere, che rischiava fino all'ultima curva, 1,91 m di irruenza. Veniva spesso criticato dai colleghi per il suo stile casinista e sfrontato. I commissari, prima della gara, si raccomandavano: fai il bravo, Simo. Succede lo stesso anche ora con Marquez, il ragazzino fenomeno che ha messo dietro tutti. Succede sempre con quelli che il talento enorme porta fuori dagli schemi. Dicevano che sarebbe diventato il nuovo Valentino Rossi, del quale era una sorta di fratello minore. Condividevano la voglia di strapazzare curve e rettilini. Entrambi romagnoli, di quel pezzo di Romagna che nel biberon mette benzina. Marco veniva preso in giro: parli come Rossi, fai lo spiritoso come Rossi, una fotocopia che metteva allegria. Nel pomeriggio Valentino ha scritto questo Twitter: sono 2 anni senza quel patacca del SIC, pilota di meraviglioso talento e grande amico, sempre nel cuore. 2 settimane fa, sulla pista di Sepang, quella della tragedia, Valentino lo ricordò così, sventolando per un giro intero una bandiera, sulla quale c'era il numero 58, quello del SIC. È tutto, Flavia, ci vediamo domani sera con l'Europa League. Va bene, Luca, aggiornamenti? No, nessuno. Se allora. Vuoi ti do il menù di Kerry, ma non ti interessa, ma abbiamo insomma... tutto. Però è veramente troppo tardi. È davvero così. Troppo tardi, è l'1:25, è ora di andare a letto. Buonanotte.